Innanzitutto mi presento, sono Roberta Serafinelli, nuova consigliere del Siena Baseball. Innanzitutto vorrei ringraziare la società per avermi dato questa opportunità e avermi immediatamente dato fiducia nominandomi responsabile del marketing. Faccio un saluto e un ringraziamento anche al mio predecessore Fanetti per il lavoro portato a conclusione e vorrei subito dire che il 2018 per noi inizia come anno del cambiamento, anno del rinnovamento, che per la società sportiva significa rigettare un po' le basi e ripartire con grande slancio e positività. Quindi, dal punto di vista del marketing, questo si traduce in un paio praticamente di obiettivi che ci siamo dati con la dirigenza, che sono diciamo, continuare nella conferma degli sponsor già esistenti e cercarne dei nuovi. E in più stiamo diciamo, parlando di un nuovo progetto che riguarda la creazione di una community. Quindi per gli sponsor, intanto ringraziamo il Mastro Gommaio di Badesse per la recente conferma della sponsorizzazione per il 2018 e sui nuovi sponsor vorrei spendere una parola per far riflettere un attimino le aziende su cosa è sponsorizzare una società sportiva. Allora, dal mio punto di vista è, diciamo, in particolare finanziare la Siena Baseball è una scelta strategica per il marketing perché? Perché è una società che appunto sta rifondando le basi, quindi a oggi sponsorizzare richiede obiettivamente un investimento contenuto a fronte invece di una prospettiva di crescita, quindi crescita di visibilità per queste aziende. E poi, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista della società, è anche un investimento etico, diciamo, un modo di fare marketing in maniera etica perché? Perché lo sport si sa che è un po' la base, una delle basi del benessere della società, quindi aiutare i nostri ragazzi, più o meno grandi, abbiamo la Serie C, ma abbiamo anche giovani, a portare avanti con successo lo sport è sicuramente una cosa positiva. Questo diciamo sul lato sponsorizzazioni, ma carino, interessante e accattivante anche il nuovo progetto che riguarda la creazione di una community. E si tratta di creare un circuito di amici del baseball Siena che ha come scopo quello di far trarre vantaggio a tutti gli amici del baseball Siena perché? Perché da un lato ci saranno gli sponsor e nuove aziende che entreranno nel circuito per la creazione, si ipotizza, di una carta fedeltà. Quindi per loro il vantaggio di aumentare la visibilità, ma anche per chi ha in mano questa carta, la possibilità di usufruire di sconti e promozioni presso questi esercenti. Quindi il concetto è che tutti gli amici del Siena Baseball hanno un vantaggio a far parte del gruppo, praticamente. Quindi concluderei dicendo che anche una parola positiva su questo sport che non è magari molto diffuso, forse perché non si conosce bene, invece da un punto di vista genitoriale, diciamo, lo spirito educativo, la positività della filosofia che sta dietro questo tipo di sport e in particolare dietro la nostra società, perché crediamo che sia giusto giocare, che soltanto l'impegno e anche la tecnica premiano per vincere. E poi soprattutto il baseball, il massimo rispetto per gli avversari. Sono messaggi importanti che i nostri ragazzi devono coltivare nel tempo libero e invito tutti coloro che stanno vedendo questo video a poter visitare il nostro sito che è sienabaseball.com dove troveranno riferimenti, numero di telefono o email per prendere un primo contatto. Grazie. Prego, Francesco. Sono Francesco Giusti, general manager della Serie C, manager della Serie C, general manager della società del Siena Baseball. Da quest'anno, appunto, oltre a essere il tecnico della squadra seniores, rivesto anche questo ruolo di general manager, che è un ruolo importante perché mi permette di coordinare i tecnici delle varie categorie della nostra società. Abbiamo già iniziato a farlo perché ci siamo già trovati nei giorni scorsi proprio per coordinare un lavoro comune sulle varie categorie.
Inizio intanto ringraziando la Mezzana Basket, Siena Sport Network e le Marillas per Volley per l'ospitalità che ci hanno dato quest'oggi e per la possibilità anche di aderire a questo Sport Day con questa nostra presenza a conferenza stampa. Sapete che la stagione del baseball fondamentalmente è ferma perché il baseball è uno sport estivo e quindi ci dà la possibilità di tornare a parlare anche in questo periodo della nostra attività e quindi a programmare la futura stagione che inizierà la prossima primavera. Noi siamo una società che lavora fortemente con i giovani con livello di promozione del baseball nelle scuole, ma anche in collaborazione con enti di promozione sportiva come il Centro Sportivo Italiano, che ci ha aperto il mondo delle parrocchie, tant'è che quest'anno siamo andati a lavorare come promozione nei Grest di alcune parrocchie. Come Castellina Scalo, i Cappuccini e proprio con la parrocchia Castellina Scalo stiamo lavorando per sviluppare un progetto futuro. L'annata quest'anno è un'annata importante perché il baseball a Siena festeggerà 40 anni e cerchiamo proprio di festeggiare questa importante scadenza nel modo migliore possibile all'interno del Siena Sport Weekend organizzato dall'amministrazione comunale di Siena, portando quello che era, come è nato il baseball nella fine anni 70 e come si è sviluppato negli anni 80 a Siena, cioè giocando nelle piazze. E quindi cercheremo proprio di sviluppare questo progetto, vediamo in quale modalità e sicuramente avremo qualcosa da poter presentare anche quando sarà il momento di poter sviluppare quello che è il programma del Siena Sport Weekend. In più abbiamo partecipato, vi invitiamo anche a visionare sui nostri profili social, abbiamo partecipato a due contest, che uno è quello Gilletto Giovani Promesse, che ci permette con delle foto di partecipare a questo contest organizzato da questa nota marca di rasoi. E poi al contest del CONI Fratelli di Sport. E in più stiamo partecipando anche al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'inclusione sociale attraverso lo sport, visto che noi abbiamo tra i nostri giocatori bambini provenienti da varie realtà, soprattutto dall'Oriente, ma anche quindi dal Giappone, ma anche dal persone che provengono dalla Latino America. Quest'anno avremo tre squadre perché abbiamo la serie C che guiderò io insieme a Marco Mignola ed Antonio Rodriguez che sono i due coach, mentre Antonello Langialonga con il supporto di Cecil Mancini e di Paolo Cencioni che si sta formando come tecnico è stata assegnata la guida dell'Under 12 e che penserà poi anche agli esordienti, che sono i bambini alle prime armi. Siamo tutti tecnici senesi, perché questo è importante, perché bene o male con la storia di questa società è il primo anno che ci sono tecnici del Senesi che guidano le squadre. È importante perché non è un segno di aver fatto un passo indietro, ma un passo in avanti, perché vuol dire che anche in questo territorio si è sviluppata una scuola di tecnici che può benissimo portare e camminare con le proprie gambe, anche grazie a quegli insegnamenti che ci ha dato nel tempo un
non solo la federazione con i corsi di aggiornamento, ma anche l'esperienza che ci ha portato Gesù Barroso, che è un tecnico cubano che è stato attivo per diversi anni qui a Siena, che ora riveste un ruolo importante nella federazione del suo paese. Non abbiamo più tecnici grossetani, ma abbiamo una scuola senese che può benissimo andare avanti con le proprie gambe. Per quanto riguarda l'Under 15, invece, abbiamo realizzato una joint venture con il Chianti, tant'è che è una formazione di greve. I nostri ragazzi rivestiranno lì i ruoli. Passerei la parola a Miguel Sacchi, che è il capitano della squadra della Serie C. Buonasera a tutti, mi chiamo Miguel Sacchi e questa sera vengo a parlare più che come capitano, come giocatore e come mi sono integrato all'interno di questo gruppo. Fin da quando avevo 8 anni, che ero qua, arrivato in Italia da Cuba, ho avuto l'onore immenso di conoscere Francesco, che mi ha aiutato a integrarmi sia con altri ragazzi che in questa società. E da 8 anni che faccio parte qui del Siena Baseball, che mi ha permesso di andare in nazionale, in regionale, di far parte di molti tornei importanti. E già ormai da 2 anni sto cercando di portare questa squadra di Serie C ad alti livelli come la Serie B. Infatti quest'anno stiamo cercando di puntare molto in alto. Però più che altro la questione principale è fare gruppo, avere non una semplice squadra, ma noi all'interno la chiamiamo una famiglia. E questo è il baseball alla fine, che regala anche a ragazzi, giovani, a chiunque, di creare al di là di un gruppo una famiglia, qualcuno che ti possa ascoltare. Questo è il baseball alla fine, non solo uno sport, qualcosa che ti può riempire il tempo perso, ma è davvero qualcosa che ti può regalare emozioni davvero grandi. Io l'ho potuto provare sulla mia pelle come il primo anno di nazionale, regionale. E ringrazio anche Francesco per avermi allenato tutti questi anni e per continuare a farlo. E come anche altri ragazzi giovani che sono all'interno di questa società, stanno provando anche loro questa emozione. Quindi invito tutti i ragazzi che ancora sono indecisi su cosa fare di venire a provare questo sport, perché sono sicuro che ne rimarranno sorpresi.